Ecco il link al mio canale Twitch e alla mia pagina Instagram per seguire gli aggiornamenti. Questa è la mia vendetta, Diana. Una delle tue risse da bar? Più una rissa da strada. Avvio! Maledetta Diana, è giunto il momento della mia vendetta. Non so per cosa la vendetta, ma credo sia per stato per tutte le tue bugie che hai perpetrato in questi anni. E io adesso non so se sto parlando con la vera Diana o quella dell'altro mondo lì, insomma, che tanto tempo fa era stata un attimino messa a proprio agio, messa a tacere perché stava macchinando degli incontri contro i terrestri, contro degli innocenti. Quindi, se sei tu o non sei tu, non mi interessa, io sono qui per menare le mani. Perché io sono una che fa risse da strada, io sono una che fa Street Fighter. Comunque, becca il mio super attacco, beccalo prima. Oltre che a urlare forte, arrenditi finché puoi, non finché avrò fiato. So anche menare forte, ahia, tipo ad esempio così urlo. Oltre che alle tue orecchie stordisco anche le mie, che è sempre comodo, diciamo, andare in giro senza sentire niente per colpa di un udito troppo fine dopo le mie urla. Cara Amazzone, sei stata messa a tacere da Black Canary. Spaventa passeri. Ti farò urlare di dolore. Non ti conviene, te l'assicuro. Avvio. Non ti conviene assolutamente, se non vuoi rifinire dentro questo manicomio, siamo molto vicini. E se vuoi i secondini e tutti i vari prelati di questo posto, tutti i vari presidenti, sono miei amici e hanno una cella tutta a disposizione per te, dato che a te piace incutere il timore verso tutti gli altri e tu devi essere fermato e io metterò a mia disposizione tutte le mie arti, aia, marziali e il mio super mega urlo per finirti che male. Vuoi provare il bagno? Vieni qua, questa è la tua cella, è ancora in fase di ristrutturazione però. E vieni qua che ti becco. Mi dispiace, ma il bagno è già fuori uso. Alzati! Lo sapevo. Becca sto urlo allora. Non ti avevo preso con l'urlo ultrasuonico. Aia, ma la tua fine è arrivata. Vittoria di Black Canary. Non devo perdere tempo, la mia missione continua. Guardiani ti hanno perdonato. Credimi, me lo sono meritato. Beh, non hai meritato il mio perdono. Avvio. Oh no, il perdono di Black Canary te lo devi guadagnare. Lanterna gialla, che ci fai qua? Tu eri stato sconfitto. Tu eri stato messo nella prigione di Striker Island, come diavolo si chiama, perché le cose che avevi fatto con quel maledetto Superman tanto tempo fa. Ma adesso tu sei scappato e sei tornato qui, alla base del Superman che una volta era tuo amico. Dimmi, qual è la tua prossima macchinazione? Che cosa ci fai qua? Devo preoccuparmi? O questa è soltanto una rissa tra vecchi amici? Anche se io ero più amica di Lanterna Verde, lui sì che era un tipo tosto e dalla parte della giustizia. Vedo che non sei più una minaccia, Lanterna Gialla, quindi ti lascio andare. Nuovo equipaggiamento. Mio difesa lo mettiamo sì. Quante persone hai ucciso? Mi hanno arrestato solo due volte. Tre è il numero perfetto. Avvio.
Caro il mio Deadshot, deve ricordarsi che il 3 è il numero perfetto e soprattutto che il 3 è il numero di quando riuscirò a concatenare sta cacchio di combo. Porca miseria. E vabbè, questa sarà una combo che non riuscirò mai a fare, ma la tenterò anche quando andrò a fare la mia ultima missione contro la minaccia più potente. Tu non sei una minaccia, tu sei soltanto un aperitivo prima del grande scontro finale. Fossi in te rimarrei giù, perché tanto io ho già chiamato anche quelli della polizia e stanno arrivando per metterti per la terza volta in gattabuia il posto che meriti. Alzati, anche se sei tutto stordito. E vabbè, non è questa la mossa completa, però vabbè. Devo usare proiettili truccati. È tardi per i rimpianti. Mi dispiace, ma io non mi trucco per scendere in battaglia. Caro Deadshot, sei sconfitto! Polizia, arrestatelo! Vittoria di Black Canary. E buttatelo in una cella di massimo contenimento! Non può scappare una terza volta! La tua nave Teschio è insulsa. La paura agevola la raccolta. E quei tentacoli sono ridicoli. Avvio! Quei tentacoli sono molto, molto ridicoli. E adesso ti farò capire che con Black Canary non si può scherzare. Soprattutto se capisco il lato dove guardare e dove prenderti a botte. Perché con tutti questi marchingegni elettrici non ci sto capendo niente. Così non otterrai nulla. Finalmente dopo... Oh, bello lì. Finalmente dopo tanto tempo ci incontriamo, Brainiac. Maledetto tu e i tuoi marchingegni, lasciami colpirti un paio di volte, che così almeno la tua fine sarà più vicina. Come ho buttato in gattabuia tante altre persone, riuscirò a buttare in gattabuia anche te. Certo, se riuscivo a beccarti anche al volo, magari facevamo una cosa un attimino migliore, però non ce l'abbiamo fatta e va bene così. Mi hai preso alla sprovvista, ma al prossimo scontro ti distruggerò! Tuo figlio è il metagene. Sta lontano da lui. Come ti permetti anche soltanto di dire il suo nome? Tu non puoi dire cose e fare niente contro la mia famiglia! Dopo questo mi hai dato la vera potenza per distruggerti, maledetto Brainiac! Se prima ero qui soltanto in missione, adesso è una questione personale! Non posso permettere! Tu metta le mani addosso alla mia famiglia! Se lo verrebbe a sapere Holly, ti distruggerebbe in un men che non si dica, ma ci sono qua io. E non è che sei tanto fortunato, perché anche io sono battagliera e posso distruggerti quando voglio. Avrei voluto rilassarmi e infierire su Brainiac, ma dovevo correre a casa. Non sapevo se Connor fosse sopravvissuto all'invasione. In realtà, non avevo nulla da temere. Lo stress indotto dall'attacco di Brainiac aveva attivato il metagene di mio figlio. E non esiste pericolo peggiore di un bambino di 3 anni spaventato, infuriato e con i superpoteri. Sono felice che Connor segua le mie orme. Ma crescerlo è diventato complicato. Per fortuna ho accanto persone disposte ad aiutare me e Holly ad affrontare questa situazione.